Buonasera, Gigi Maresca, Positano News, hashtag il contropiede, una rubrica che curiamo sul web, un giornale sul web che dedica spazio al teatro. Bene, Nicola bene. Mucci, parlaci un po' di te, del tuo percorso professionale, di questo spettacolo, di questo spazio bellissimo, spazio, anche se non c'è il pubblico, però si riempirà perché le richieste sono tante, quindi va benissimo per uno spettacolo che, come tutti gli spettacoli, richiede non soltanto gli artisti ma anche il pubblico. A differenza dei pittori e degli altri tipi di artisti che fanno l'opera a casa e poi chi la vede, noi che facciamo teatro abbiamo bisogno del pubblico, se no non esistiamo. È una forma d'arte immediato, lì che tenga, dicevano gli antichi. Per te che stai, diciamo, dietro le quinte, no? Nel senso che recito io in altri spettacoli. Si chiama Femmine ed è uno spettacolo nel quale io ho dato un'impronta registica dedicato alle donne in genere. A vari tipi di donne vengono raccontati dei personaggi femminili, di donne magari che normalmente nella vita vengono messe in poca luce, una cameriera, una donna che vive tutta la sua vita pulendo i friarielli e quindi avendo una serie di notizie. Questo protagonismo femminile che tu riporti alla luce, visto che è questa società di contraddizioni, no? nei rapporti, nelle relazioni, nel confronto uomo-donna. Sai che c'è? Che proprio le donne hanno poco spazio in teatro. Ecco, questo ti volevo dire. Lavoro, lo spazio donne in teatro, nel cinema, poco, nella società. È poco nella scrittura ed è molto ricco invece nelle possibilità. Io lavoro sul mondo femminile già da almeno 4-5 anni, ecco, dedicando degli spettacoli in particolare. Mandiamo un messaggio a chi, ai nostri telespettatori. Scrivete per il teatro, donne. Ne scrivete per voi stesse, avete argomenti più interessanti. Sugli uomini si è detto tantissimo, sulle donne si è detto non ancora sufficiente. Quindi ancora un mondo da esplorare, da esplorare, con tante cose da dire, con tante cose ancora da vedere, da verificare e con molte cose che gli uomini dovrebbero anche imparare. Il tuo pensiero, questo rapporto un po' che si è capovolto, no? Un po' un dominio delle donne sull'uomo, questo. Ma io cosa sul dominio tu non ci credo ancora al dominio delle donne. Era una provocazione, certo, Nico. Sicuramente. Però è interessante vedere che invece dalla collaborazione, tu considera che con Nunzia noi siamo sposati da 26 anni, abbiamo 10 anni di fidanzamento, quindi praticamente lavoriamo insieme da 37 anni. 37 anni nei quali ci siamo occupati di musica popolare, siamo occupati di teatro, siamo occupati di... Per questo siamo qui, no? Per approfondire dei temi. Sono stati 37 anni proficui proprio perché c'era uno spazio in cui ciascuno aveva la possibilità di esprimersi. Nessuno dei due ha mai cercato di prevaricare l'altro, abbiamo avuto anche le nostre carriere separate. Un successo il suo, grande a Positano, noi che veniamo da Positano, non perché siamo da Positano News, ma perché sappiamo che effettivamente... Positano è stata una cosa straordinaria, lo spettacolo apriva la rassegna, apriva il nostro percorso estivo, è stato il primo spettacolo che abbiamo fatto all'aperto in questo piccolo tour estivo ed è stata una cosa interessante perché lo spettacolo è strapiaciuto e soprattutto alla lasciato degli strascichi, tuttora c'è gente che ci chiama per sapere dove siamo, sappiamo che vengono alcune persone da Positano, vengono oggi a vedere lo spettacolo. E questo è bello, no? È una cosa bellissima, significa che rimane... Anche cogliere il messaggio, quello che voi proponete, questa è anche una soddisfazione. Che il messaggio è molto semplice, c'è un mondo femminile da esplorare, che è interessante, il teatro è un linguaggio che ti permette di seguire queste tematiche, di capirne e approfondirne, però senza dare un peso eccessivo anche ai temi più drammatici che pure vengono trattati nello spettacolo, perché si ride tantissimo ma c'è anche qualcosa di drammatico. Quindi c'è l'attenzione del pubblico. C'è la possibilità di dare la doppia attenzione. Noi veniamo dalla lezione di Raffaele Viviani, grandissimo comediografo che praticamente metteva ancora attualissimo, le scene drammatiche subito dopo una scena comica, nello stesso momento in cui il pubblico stava ridendo e quindi era in alto. Un bel insegnamento, una bella cosa stai dicendo, questo anche per i ragazzi, no? Per i ragazzi noi lavoriamo sulla didattica da tanto tempo, cercando di far capire ai ragazzi che non è facendo le scuole che si diventa attori, ma facendo teatro. Però una scuola ti dà i mezzi per poter imparare più rapidamente. E quello che cerchiamo di dire è che non è che facendo una scuola si diventa attori, il talento è una cosa innata, ma si può imparare a gestire meglio il proprio talento. Okay, ti ringraziamo molto, la conoscenza, cioè, veramente un piacere parlare, continuare ancora a parlare con te, per chi segue il teatro con... Quando vedete attenzione. Femmine... Allora, Nico Mucci, Femmine, Nunzia Schiano, Gigione Maresca, per gli amici, hashtag il contropiede, Positano News e saremo tutti quanti a seguire il tour di e femmine. Le prossime proposte. D'accordo, ciao. Grazie. Grazie a te, ciao.